ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Bologna alla fine degli anni 70, in un periodo caratterizzato da forte esperienze d'arte contemporanea. C'era l'arte concettuale, c'erano le performance, insomma, in un clima di grandissima avanguardia. Finita l'Accademia, però, io ho pensato, assieme anche ad alcuni miei amici, che forse era il caso di recuperare anche la pittura, perché era stata talmente abbandonata che se n'era persa qualunque traccia. E ci siamo messi alla ricerca di questa pittura, partendo soprattutto da De Chirico. Il clima a Bologna non era dei più favorevoli. E infatti di lì si è presentata la necessità di trasferirsi a Roma, perché ero venuto a sapere che attorno ad una galleria che si chiamava La Tartaruga di Plinio De Martis, che era una galleria molto famosa, c'erano alcuni artisti che insomma la pensavano un po' come noi. La pittura che facevamo in quegli anni era una pittura, diciamo così, all'insegna un po' dell'introspezione, dell'intimità, del cercare anche un po' le origini, che sono proprio sintomatici del periodo in cui io da Bologna me ne andavo a Roma, e qui sono ben rappresentate queste due situazioni. Cioè, arrivavo a Roma, che è rappresentata naturalmente dal rudere, dalla statua, eccetera, eccetera, però mi portavo dietro questa specie di zavorra mia fatta di nebbie, fatta di apparizioni. Il clima politico che caratterizzava gli anni 70 portava tutto all'esterno, alla società, cioè la relazione dell'uomo col potere, la relazione dell'uomo con la libertà, la relazione dell'individuo con la società. La scelta della pittura è una scelta che in qualche modo si allontana da questo comportamento, perché instaura un rapporto, come dire, intimo e diretto col quadro, e quindi noi la politica l'abbiamo messo un po' da parte, e per noi la nostra grande rivoluzione era quella di riportare al centro l'individuo e il mondo dei ricordi, il mondo dei sogni, il mondo della rivelazione. E in questo, insomma, pensavamo che ci potesse essere una grande novità, e per noi naturalmente c'è stata. Questo è un narciso che si specchia nell'acqua, anche se non si vede il suo riflesso, in un orizzonte tipicamente ferrarese, con un malinconico e nostalgico filare di pioppi che se ne vanno verso l'orizzonte. Alla fine degli anni 90 ho proprio sentito un grande cambiamento, non è stato di tipo programmatico, ma è stata proprio una necessità. Ho cominciato a guardarmi più attorno che non dentro di me, e ho scoperto un mondo che per me era una gioia grandissima. Dipingere con questo strumento straordinario che è la pittura. Sono quadri, è un ciclo di quadri che io ho fatto l'anno scorso, e il motivo è molto semplice. Il cassonetto sembra una cosa orribile, sporca, che non si guarda, ma in realtà poi che cos'è? È il punto di arrivo di tutta la nostra cultura dei consumi, insomma, per dirla molto semplicemente. E così ho pensato di fare come facevano gli artisti americani della pop art negli anni 60, che prendevano un piccolo oggetto di consumo, veniva amplificata e contestualizzata come un'icona del resto. Infatti questi due cassonetti sono due icone che però io ho dipinto alla mia maniera. Poi la faccenda delle zingarelle è curiosa, perché c'era questa zingarella, una persona dignitosissima, che passava tutti i giorni a razzolare nei cassonetti con la sua bambina felicissima. Io naturalmente gli sono corso dietro a fargli un po' di foto, poi ho cercato di girargli un po' attorno e mi è venuta l'idea di dedicargli un quadro. Questo è l'ultimo lavoro che ho fatto, infatti l'ho messo in mostra che era ancora bagnato. E qui siamo in un clima così, non orientale per celebrare l'Oriente, ma perché la mia impressione è che sia lì il futuro. E all'interno di questa folla più o meno anonima, fatta di impiegati, di donne, così c'è l'apparizione di questo personaggio inquietante che se ne sta lì a chiedere l'acquesto. Anche qui c'è sempre questo gioco tra l'antico, tra l'arcaico e il contemporaneo, che evidentemente mi attira parecchio.